Ottimo, di nuovo buonasera. L'argomento di stasera non è particolarmente semplice, neanche forse particolarmente accattivante. Parliamo soprattutto di pignolo non possessorio. In realtà parliamo di una novità normativa, poi vedremo l'iter di questa novità normativa, che però non è effettivamente una novità assoluta nel nostro ordinamento. Noi siamo da sempre abituati a ragionare in termini di privilegi, pegno e ipoteca come tipiche garanzie reali. In realtà questo schema, che per lungo tempo ci ha accompagnato, soprattutto per quanto riguarda il pegno, con caratteristiche molto ben definite, è stato già moltissimo tempo fa superato da innovazioni, da creazioni della dottrina, da creazione della prassi e anche normative. Per esempio, noi pensiamo che la rotatività del pegno sia una caratteristica relativamente moderna, abbiamo imparato a conoscerla soprattutto con le normative in tema di prosciutti, no? Che è una cosa che è simpatica, ne abbiamo parlato la volta scorsa. In realtà è una novità che risale addirittura al 1927 con la legge agraria, quando si prevedeva sostanzialmente che nel caso di un'annata particolarmente sfavorevole e quindi che non consentisse il pagamento del credito concesso dal creditore, che aveva appunto la garanzia reale, questa si trasferisse sull'annata successiva. Parliamo del 1927. Successivamente tante altre se ne sono succedute di modifiche alle strutture, diciamo, basilari delle garanzie reali. Il pegno non possessorio, di cui parleremo ampiamente questa sera, è forse l'ultima delle innovazioni. Un'ultima innovazione che probabilmente potrebbe far pensare, se raccogliessimo tutte queste sollecitazioni, sia legislative sia di prassi, all'interno di quello che qualcuno, Angelo Chianale in particolare, ha chiamato lo statuto del creditore, potremmo trovare una posizione molto particolare, soprattutto del creditore bancario, nei confronti dei soggetti finanziati. Ovvero si è creato e si sta creando una posizione per la quale il creditore, ripeto, soprattutto bancario, perché è il credito che fa muovere questo genere di garanzie, si trova in una situazione particolarmente privilegiata, al punto tale che potrebbe quasi determinarsi una situazione di prevalenza assoluta del creditore sulle scelte economiche dell'impresa e in qualche modo conculcandone anche la libertà di ricercare credito, posto che nel caso in cui fossero fatti bene i contratti, vi fossero delle linee di credito, come dire, a servizio di determinate attività e queste linee di credito risultassero gestite in un certo modo, probabilmente spazio per ulteriore credito, per ulteriore ricerca di finanziamenti da parte dell'impresa ve ne sarebbe ben poco. La Cassazione in qualche modo ha rimediato relativamente recentemente, imponendo quasi dei limiti al tema dell'ipoteca, cioè ponendo un limite di un terzo superiore al valore del bene, quasi volendo calmierare l'importanza della garanzia rispetto al credito concesso. Però è una riflessione che vale la pena fare, perché certamente in un mercato che sta diventando sempre più neoliberista e quindi dove il credito viene considerato motore assoluto dell'economia e accanto al credito anche alle garanzie, e dove invece dall'altra parte una giurisprudenza ha una resistenza notevolissima rispetto a certe innovazioni che noi potremmo addirittura dar per scontate, parleremo più avanti, ma sto facendo un'introduzione in qualche modo quasi per rendere più appetibile l'argomento di questa sera. Nel caso di Castelletto di Fidiussioni, per esempio, dove
abbiamo la possibilità di costituire una garanzia, diciamo, a ombrello che poi si settorializza a seconda dell'operazione garantita con singola fideiussione. La giurisprudenza non è proprio orientata ad accogliere in maniera favorevole, soprattutto nel caso in cui si dovessero incontrare, ahimè, procedure concorsuali. Il tema di oggi, appunto, pegno non possessorio, lo vorrei introdurre proprio partendo da una considerazione in tema di tecniche legislative. Allora, ricordando l'articolo 77 della Costituzione, quando si parla che il governo, della possibilità per il governo di adottare dei decreti legge in caso di necessità ed urgenza. In caso di necessità ed urgenza, quindi anche le Camere, anche se sciolte, sono chiamate per la conversione. Ed effettivamente il nostro decreto legge 3 maggio 2016, numero 59, che è il testo base del pegno non possessorio, non l'unico perché poi sono state fatte delle novelle con successive modifiche legislative ancora nel 2017. Viene quindi emanato il 3 maggio ed entra in vigore in conversione con alcune modifiche il 4 maggio 2016. Uno dice bene, abbiamo rispettato i tempi, era un provvedimento sicuramente atteso, necessario, pegno non possessorio ne avevamo già, ma questo ha delle caratteristiche che vedremo molto, molto particolari e molto interessanti dal punto di vista del creditore, eppure questa normativa così entrata in vigore per necessità ed urgenza, deve attendere moltissimo tempo prima di arrivare al suo completamento. Ha dovuto aspettare 5 anni per avere un decreto interministeriale che recasse il regolamento del registro dei pegni immobiliari non possessori, il regolamento. Poi ha aspettato ancora un po', lo stesso anno, in ottobre, perché con un provvedimento delle entrate si sono approvate la nuova nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni gravati da pegno immobiliare, senza la quale non si poteva effettuare l'iscrizione. Il provvedimento delle entrate, poi effettivamente, che ha dato le specifiche tecniche del registro dei pegni non possessori, senza il quale il pegno non possessorio non ha nessun valore, tra virgolette, nel senso che non risulta opponibile ai terzi, aspetta ancora un anno e mezzo, del 12 gennaio 2023. Ma non è finita qui, perché abbiamo dovuto aspettare ancora un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha fissato le modalità di versamento dei tributi ed è del 5 aprile 2023. Senza questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate non si sapeva come poter versare i tributi e i diritti per la registrazione del titolo e per l'esecuzione. Ma neanche questo è stato sufficiente, perché poi si è dovuto attendere la risoluzione del 14 giugno 2023 per avere le istruzioni per il versamento del tributo mediante F24. Sembra tutto a posto, abbiamo tutto, abbiamo il registro, abbiamo i tributi, abbiamo la modalità di versamento, abbiamo la modalità di iscrizione, abbiamo le categorie merceologiche, invece no, perché per l'effettiva entrata in vigore del registro occorreva una comunicazione di avvio del servizio di consultazione e registrazione del registro di beni non possessori, comunicazione che doveva essere fatta sul sito dell'Agenzia delle Entrate e che finalmente il 15 giugno 2023 ha dato avvio al servizio del pegno non possessorio. Quindi diciamo così che partiti per necessità ed urgenza nel 2016, arriviamo alla fine nel 2023. In tutto questo tempo non è che ci siano stati grandi commenti, salvo l'interessamento soprattutto del professor Angelo Chianale, che ha dedicato molto della sua produzione al pegno non possessorio, cercando di esplorarne i confini ancora quando il registro non era attuato e continua ancora ad occuparsene.
Perché le problematiche rispetto a questa tipologia di garanzia non sono del tutto chiare, o quantomeno si chiariranno, come è ovvio, nel momento in cui questo registro verrà sempre più utilizzato e se ne capirà l'enorme importanza. Enorme importanza perché, come vedremo, le norme che regolano il pegno non possessorio sono particolarmente ampie, particolarmente incisive. Offrono al creditore delle possibilità che prima neanche nel caso di altre garanzie, la legge Sabatini per esempio per i finanziamenti industriali o il privilegio speciale, ex articolo 46 del TUB, di cui parleremo in confronto perché in realtà le analogie con questo tipo di garanzia sono parecchie, offrono. Quindi entriamo adesso a cercare di vedere quali sono le caratteristiche di questa nuova modalità di pegno. Gli imprenditori intanto possono costituire un pegno non possessorio solamente gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e possono farlo per garantire crediti concessi a loro, a terzi, ovviamente esiste anche qui la figura del terzo datore di pegno. Attenzione, crediti presenti o futuri, determinati o determinabili, e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerente all'esercizio dell'impresa. E già qua qualcosa dovrebbe scattare, soprattutto magari in chi ha seguito la settimana scorsa il precedente webinar, quando si parla di crediti futuri, determinati o determinabili e previsione di importo massimo garantito. Ma il focus su cui, perché poi torneremo anche su questo aspetto, il focus in particolare su cui va posta l'attenzione è il fatto che questi siano beni inerenti all'esercizio dell'impresa, inerenti o connessi, nel senso che l'interpretazione poi anche qui supplisce al termine usato dal legislatore, ciò che attiene all'esercizio di quell'impresa, tipico di quell'impresa. Altrimenti il pegno non possessorio non può essere, iscritto. Presenti o futuri possono anche venire ad esistenza successivamente, purché siano determinati o determinabili secondo criteri chiaramente oggettivi, perché il problema qui non si pone normalmente, come sempre, non si pone normalmente tra creditore e soggetto finanziato. Il problema più grosso si pone nei confronti dei terzi, con l'opponibilità ai terzi. E soprattutto nell'ambito dell'opponibilità ai terzi è necessario che il criterio di determinatezza del bene sia ben forte per resistere a obiezioni che chiaramente, soprattutto nel caso, ripeto, di procedure concorsuali, sono obiezioni tese a far sì che il patrimonio del debitore non venga depauperato con posizioni di privilegio concesse all'uno o all'altro. Il pegno non possessorio può essere costituito quindi su beni mobili anche immateriali, attenzione anche immateriali, perché il bene immateriale, si pensa sempre al marchio, difficile immaginare oggi che cosa potrebbe essere un bene immateriale nell'ambito dei software, per esempio, nell'ambito delle creazioni, soprattutto di alta tecnologia, potrebbe starci, non certo nell'ambito dei marchi brevetti, come vediamo, destinati all'esercizio dell'impresa e su crediti derivanti o inerenti a questo esercizio. Sono esclusi, questo un po' dappertutto, i beni mobili registrati. I beni mobili quindi devono essere, possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo. Anche questo ci deve riportare al tema di prima, eh? Quindi un limite di importo per quanto riguarda il credito garantito e un valore complessivo per la determinatezza del credito. Credo che un pensiero lo state facendo anche voi su che cosa può voler dire questo,
questa associazione. Il tema della categoria merceologica è chiaramente un tema importante, soprattutto se riferito a una pluralità di beni. Dicevo, solo beni destinati all'esercizio dell'impresa. Niente beni immobili registrati, si ritiene che le quote di SRL non possano entrare in questo tipo di pegno non possessorio proprio perché la Costituzione impegno delle quote di società responsabilità limitata è soggetta ad altri limiti, tra cui l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese e, dicevo, no ai privativi industriali perché vanno tutte registrate all'Ufficio Italiano Marchi Brevetti. Diritti su opere cinematografiche che hanno un registro apposito e neanche su pegni navali, perché anche quelli hanno una disciplina specifica e particolare. Se parliamo di un pegno di un bene, del pegno su un bene determinato, ovviamente vale il principio di specialità. C'è la necessità di una descrizione univoca del bene e la descrizione univoca del bene può essere fatta come si vuole, in buona sostanza, ma per analogia con i beni industriali, è venuto in mente che la legge Sabatini già prevede la possibilità di un'individuazione fatta mediante l'indicazione, per esempio, del produttore, del tipo di macchina, il numero di matricola, l'anno di fabbricazione. In questo caso, nel caso di bene unico, di bene determinato, la categoria merceologica non basterebbe, non basta. Perché se in azienda io ho un bene solo appartenente a quella categoria merceologica, ma poi ne acquisto un altro, nel momento dell'escussione il dubbio viene qual è il vincolato del pegno. E quindi non conviene in questo caso, ovviamente, perché l'opponibilità poi ai terzi diventa difficile, ma diventa difficile anche l'individuazione del bene per le azioni che il creditore sono azioni estremamente pervasive ha nei confronti del suo credito. La tutela del credito da parte del creditore pignoratizio in questo caso è veramente una tutela molto, molto, molto ampia. Pegno su cosa futura. Se si tratta di un unico bene, anche qui descrizione completa. Se pluralità di beni vanno determinati chiaramente con più elementi, categoria merceologica, valore, ma resta sempre la possibilità di difficoltà di individuazione in caso di escussione della garanzia o in caso appunto di richiesta di prelazione per procedure concorsuali. E però un fatto che il pegno su cosa futura sia ammissibile. Pegno su cosa futura, ricordiamocelo, limite di importo e limite di valore. E infatti, credo che vi sarà venuto in mente che parlando di questa categoria potrebbe, perché è un'ipotesi, resuscitare la vecchia categoria del pegno omnibus. Qui riporto un commento a una sentenza non recentissima del 2019 del Tribunale di Milano, la quale prendeva in esame, non concedendo la prelazione al creditore per pignoratizio, l'ipotesi di un pegno dato a garanzia di fideiussioni concesse ad un cliente. In questo caso il tema era un po' complicato, si trattava di un castelletto fideiussioni, quindi di una finanziamento ombrello rispetto al quale poi venivano emesse singole fideiussioni che si richiamavano al contratto quadro e a garanzia di queste venivano assunti dei pegni che però si riferivano genericamente alle fideiussioni e il tribunale con una interpretazione che poi se avete voglia andrete a vedere un po' come dire forse un po' troppo veloce, ecco, diciamo così, esclude la validità di queste garanzie, assimilandole appunto al pegno omnibus, dicendo che questa tipologia di pegno non esiste e non è stata mai creata e sostanzialmente non è inserita nell'ordinamento. Ora, nel 2016, con questa norma,
l'opinione del commentatore della sentenza in nuova giurisprudenza civile commentata, in realtà è anche la mia, ha anche ammesso la costituzione di un pegno a garanzia di crediti futuri con le stesse caratteristiche che poteva avere il pegno omnibus, in qualche modo dando garanzia ampia e completa al creditore su un insieme di crediti originati magari da una stessa operazione o da più operazioni segnalate che possano avere una copertura completa da parte del pegno non possessorio. Ed ecco che forse uscito dalla finestra per problemi di indeterminatezza rientra dalla porta il pegno omnibus con questa normativa. Qui un punto di attenzione, scusate che, eccolo qua. Qui un punto di attenzione è dato dalla redazione del contratto di pegno. In generale, ogni garanzia dovrebbe essere curata nel dettaglio, tanto la fideiussione quanto soprattutto il pegno, regolando non solo gli aspetti, diciamo, di base, che cosa metto a pegno, quali sono i crediti che voglio garantire, quali sono le regole di discussione, quali sono le eccezioni che il debitore può pormi, ma dovrei andare in analitico a segnalare qualunque aspetto che a me serve poi, nel momento in cui il rapporto contrattuale, quindi credito-garanzia, in qualche modo prende una piega che io non ho previsto. E dovendo quindi prevedere nel contratto quelle ipotesi, e le vedremo nel pegno non possessorio, sono importantissime, che mi consentono delle vie di fuga non solo lecite, ma addirittura convenientissime a me, creditore, solamente però se avrò l'accortezza di realizzare un contratto il più possibile completo. Contratto che vale sia dal punto di vista del rapporto tra creditore e debitore, sia ai fini dell'opponibilità ai terzi, perché anche qui vale il criterio che la scrittura tra debitore e creditore ha un valore in sé. L'opponibilità ai terzi deriva dall'iscrizione nel registro. Senza l'iscrizione nel registro, ovviamente, non c'è opponibilità ai terzi. Diventano opponibili anche le condizioni che io pongo nel contratto. Tra l'altro, se andrete sul sito dell'Agenzia delle Entrate, potrete anche fare un esperimento e vedere come entrare al registro dei pegni con la vostra identità digitale. Il contratto, in questo caso, è a pena di nullità da redigere per atto scritto e prevede come termini minimali ovviamente l'indicazione del creditore, del debitore, del terzo concedente pegno, ove questo vi sia, la descrizione del bene dato in garanzia, credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. Anche questi sono tutti elementi fondamentali che devono essere iscritti nel registro, sempre a pena di nullità. I beni destinati all'esercizio dell'impresa possono essere assoggettati a pegno non possessorio, sia prima che dopo la loro incorporazione alla struttura industriale. Pensiamo al caso di una industria metalmeccanica, per esempio, che per finanziare, che so, l'installazione di un nuovo carro ponte piuttosto che di torni ad alta definizione, piuttosto che di qualunque altra cosa vi venga in mente, per finanziare l'acquisto di questi macchinari che poi vanno incorporati all'interno della struttura aziendale e diventano per loro stessi beni immobili, prima di questa incorporazione vengono assoggettati a pegno perché l'acquisto di questi beni viene finanziato dall'istituto di credito. Potrebbe anche succedere il contrario, e cioè che il finanziamento non è necessario per l'acquisto, ma invece è necessario per l'attività di impresa, e quindi l'imprenditore decide di mettere a pegno
quel determinato bene, quel determinato tornio, quel determinato carro ponte o quel che l'è, dopo però che questo sia, è già stato incorporato alla struttura industriale. E qui la differenza è sostanziale dal punto di vista di che cosa succede dopo. Se il bene viene incorporato dopo la costituzione del vincolo e quindi ha una sua autonomia dal punto di vista anche funzionale e può essere quindi tranquillamente gestito indipendentemente dal plesso industriale a cui poi viene a far parte il cosiddetto imbullonato in termine tecnico, no? Termine tecnico, in termine gergale, se volete. Il diritto di pegno chiaramente segue una via diversa dalla proprietà del bene, ma può essere autonomamente escusso, cioè la struttura rimane sempre di proprietà dell'imprenditore, ma il bene può essere escusso di per sé stesso, proprio perché già autonomo nel momento in cui è individuabile e con una caratterizzazione economica certa prima della costituzione del vincolo. Se invece il bene viene incorporato dopo la costituzione, cioè prima della costituzione del vincolo, e quindi fa parte della struttura industriale nel momento in cui viene assoggettato a pegno, lì bisogna stare attenti per vedere se quel bene sia separabile dalla struttura industriale senza recare danno all'immobile, quindi alla struttura per se stessa, oppure se questo non sia possibile. Allora, qui la teoria prevalente è che quella che dice che nel caso in cui non sia possibile il pegno è nullo, proprio perché non lo si poteva neanche costituire. Un'altra teoria minoritaria parla invece della vendita del complesso industriale separando il ricavato tra il ricavato del bene autonomamente individuato con perizia e il bene del complesso industriale. Non è una teoria che secondo me ha molto senso, perché in questo caso il danno recato all'imprenditore è sicuramente molto più elevato rispetto al vantaggio che è possibile concedere al datore di pegno. Scusatemi. Allora, il pegno non possessorio, abbiamo detto, ha effetto verso i terzi esclusivamente con l'iscrizione in un registro informatizzato che è costituito presso l'Agenzia delle Entrate, e abbiamo visto l'iter di costituzione che non è durato pochissimo. Questo registro dei pegni non possessori è attualmente consultabile, è accessibile appunto dal sito dell'Agenzia delle Entrate, si entra con SPID. E adesso francamente ci ho provato appena pubblicata la circolare del 15 di giugno e non ho avuto molta fortuna, ma poi non l'ho più fatto, ma probabilmente adesso, se qualcuno avrà voglia di provare, troverà probabilmente maggior soddisfazione di quanto ne ho trovata io. Dal momento dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile da quel momento ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Quindi il momento dell'iscrizione è questo momento fondamentale per l'opponibilità. Il pegno in se stesso esiste lo stesso, semplicemente, come sempre, come dalle regole generali, non è opponibile ai terzi. Abbiamo già detto che l'iscrizione deve indicare alcune caratteristiche, quindi creditore, debitore, descrizione del bene, eccetera, eccetera, specifica individuazione del medesimo bene. La specifica individuazione è la cosa fondamentale dal punto di vista dell'escussione. Ora, dal punto di vista dell'iscrizione, qui siamo in analogia all'ipoteca, nel senso che l'iscrizione ha una durata di 10 anni. Decorsi questi 10 anni, ovviamente può essere rinnovata per mezzo di una nuova iscrizione nel registro, purché il titolo sia ancora valido, chiaramente, e questa rinnovazione sia effettuata prima della scadenza del decimo anno, come accade nel tema delle ipoteche.
La cancellazione dell'iscrizione può essere richiesta ovviamente di comune accordo da creditore e datore di pegno nel momento in cui il credito si è estinto, oppure in caso di contenzioso può essere anche chiesta giudizialmente. Può anche succedere che l'iscrizione decada per incuria, nel senso che non è stata seguita, non è stata seguita perché potrebbe succedere, avendo memoria di quello che succede nel privilegio ex articolo 46, testo unico bancario, dove non c'è un termine per l'iscrizione. E quindi forse per le prime applicazioni potrebbe anche darsi che questa cosa accada. Poi probabilmente si prenderà maggiore dimestichezza con questo tipo di garanzia e il tempo certamente verrà monitorato con maggiore attenzione. Che cosa succede nel momento in cui accade un evento che determina l'escussione del pegno? Ecco, il tema dell'escussione del pegno è una delle caratterizzazioni più importanti di questa normativa, nel senso che consente al creditore molte possibilità. Nella logica che dicevo prima, ovvero se è il credito a muovere l'economia, il credito ha bisogno di garanzie facilmente scutibili, senza particolari problematicità, senza difficoltà procedurali, addirittura senza passare per quel filtro che il giudice è in altre occasioni. In questo caso le possibilità che il creditore ha sono molteplici. La prima è quella di procedere alla vendita dei beni oggetto del pegno. In questo caso, quindi, il bene separabile dal complesso industriale, piuttosto che autonomo, piuttosto che facente parte di categoria merceologica con apprezzato valore individuale, può essere venduto e il corrispettivo viene trattenuto dal creditore, ovviamente fino al soddisfacimento del credito, e poi dato restituito per l'eccedenza al datore di pegno. Qui vi è sempre l'obbligo, in tutte le ipotesi, di informare per iscritto il datore della garanzia della scelta che si fa, e in questo caso anche dell'importo ricavato e della restituzione dell'eccedenza. La vendita viene fatta dal creditore tramite procedure competitive, ma la fa lui, avvalendosi di soggetti specializzati, cioè non occorre il vaglio di un tribunale o di un giudice, sulla base di stime che vengono effettuate da parte di operatori esperti, salvo il caso che si tratti di bene di non apprezzabile valore, e che vi sia in qualche modo una forma di adeguate forme di pubblicità, e vedremo quali potranno essere, per assicurare una informazione e partecipazione di tutti quelli che potranno essere interessati a riacquistare questo bene. La seconda ipotesi sta nell'escussione o cessione di crediti oggetto del pegno. In questo caso parliamo appunto di crediti, e quindi io posso escuterli trattenendo il ricavato, cederli fino alla concorrenza della somma garantita, anche in questo caso dandone comunicazione al datore della garanzia. Agisco in autonomia. Il credito posso escluderlo direttamente, posso cederlo direttamente. Il cessionario sono io creditore. Questa è una cosa interessante perché chiaramente velocizza le procedure e garantisce una certa anche elasticità nella gestione. E qua entriamo in altre ipotesi, però, che devono essere previste nel contratto di pegno e iscritte nel registro. Ecco quello di cui parlavo prima, cioè la redazione del contratto di pegno e la conseguente iscrizione del contratto hanno uno scopo non solo formale, ma anche sostanziale nel momento in cui io voglio prevedere tutte le possibilità che la legge mi consente
per tutelare il mio credito. In questo caso, una facoltà molto interessante che è la locazione del bene oggetto del pegno. Se parliamo di beni industriali, per esempio, la locazione di questi beni può essere effettivamente molto interessante. Ovviamente i canoni vanno imputati a soddisfacimento del credito, col limite della somma garantita, chiaramente. Ma anche qui il contratto deve prevedere i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo dell'allocazione. Devo prevederli prima, non dopo. Quindi ho bisogno di avere una visione, come dire, predittiva di quello che succederà, di pensare che le cose non vadano bene e se non vanno bene ho anche la possibilità di proporre un'allocazione dei beni soggetti a pegno, predeterminandone le modalità. Se non lo faccio, non posso procedere a questo tipo di soluzione. Anche qui devo poter aver previsto nel contratto e iscritto nel registro il fatto di diventare proprietario dei beni oggetto del pegno. A quel punto i beni che sono stati posti a garanzia del mio credito diventano miei, fino alla concorrenza della somma garantita. Ma anche qui la condizione è che il contratto preveda con anticipo criteri e modalità di valutazione del valore del bene. Se non li prevede, andremo in contenzioso, perché chiaramente l'interesse confliggente tra creditore e debitore in questo caso esplode. Nel momento in cui io ho interesse ad avere in mia proprietà quel bene, avendone un criterio di valutazione ed essendo interesse invece del debitore che il valore di quel bene sia valorizzato al massimo, al punto tale da poterne ricavare in qualche modo una differenza. Se io non ho anticipatamente determinato criteri e modalità di valutazione, sicuramente questa soluzione, come la precedente, che possono essere teoricamente abbastanza semplici, diventano quasi impraticabili. Anche in questo caso, la comunicazione al datore della garanzia del valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione è essenziale. Quindi il tema della comunicazione, così come abbiamo visto anche l'altra volta, soprattutto nel caso del credito, è fondamentale, cioè la comunicazione riveste sempre un aspetto fondamentale, non solo perché esiste un principio generale di buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche perché nel momento in cui io esercito, come dire, questa forma di trasparenza nei rapporti col mio debitore, mi assicuro del fatto che questi non possa sollevare eccezioni su quello che sto facendo. Io lo sto mettendo a conoscenza in maniera completa, in maniera chiara di ciò che ho, di ciò che faccio, di ciò che voglio fare, di ciò che faccio, del criterio che intendo esercitare, in modo tale che non vi siano dubbi. E lo devo fare bene, lo devo fare in maniera, come dire, conforme. Qui c'è scritto per iscritto, probabilmente va interpretato per iscritto, ma in via recettizia, cioè io devo essere sicuro che la comunicazione arrivi al mio debitore. E in questo caso, nel contratto di costituzione di pegno, vale sempre la pena di inserire quelle clausole di comunicazione, cioè dove io già indico le modalità con cui le comunicazioni diventano efficaci e hanno per me un valore legale. Nel momento in cui io inserisco tutto questo nel contratto di pegno, una maggior sicurezza rispetto all'esecutibilità del bene ce l'ho sicuramente. E qui entriamo in un altro tema. Un altro tema, diciamo così, scelto per affinità. Pegno non possessorio versus privilegio articolo 46 del testo unico bancario. Anche qui ci siamo abituati a conoscerlo questo articolo 46.
la costituzione di privilegio per il finanziamento alle imprese, poi si accompagna anche a quanto previsto l'articolo 44, relativamente ad alta tipologia di crediti. Ma il finanziamento alle imprese con la costituzione di privilegi di questo articolo è ormai una cosa conosciuta e anche abbastanza praticata perché garantisce sostanzialmente, in modo direi efficace o quantomeno efficace fino all'entrata in vigore di questa normativa sul pegno non possessorio, i crediti che la banca vanta nei confronti del soggetto finanziato. Ci sono quindi delle analogie, delle caratteristiche che vanno certamente tenute presenti e che sono simili per il privilegio e per il pegno non possessorio. E poi ve ne sono altre che invece differenziano in maniera sostanziale le due fattispecie. Quale poi sarà quella che prevarrà, lì bisognerà poi vedere la prassi che cosa sceglierà e soprattutto le valutazioni che si faranno in ordine alla semplicità della gestione. Non hanno entrambi infatti la stessa agilità, hanno aspetti positivi gli uni e l'altro. E adesso cercheremo di entrare nel tema. Intanto parliamo anche qui di concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte delle banche, di banche a imprese, che può essere appunto garantita da privilegio speciale su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa e non iscritti in pubblici registri. Esattamente, diciamo così, si può ricalcare la definizione che avevamo nel pegno non possessorio. Anche qui il privilegio può avere ad oggetto impianti, opere esistenti e future, concessioni, beni strumentali, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti del bestiame, merci, eccetera, eccetera, eccetera. Beni comunque acquistati con il finanziamento concesso. Crediti, eventualmente anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati in lettere precedenti. Una differenza già qua, probabilmente l'avrete anche colta rispetto alla descrizione che invece si faceva dei beni oggetto di possibile pegno non possessorio. E cioè qui manca una caratteristica che, tanto la lascio lì, poi la vedremo, ma se leggete bene questa descrizione vi salterà sicuramente all'occhio. Anche qui il privilegio a pena di nullità deve risultare da atto scritto. Anche qui la descrizione dei beni e crediti sui quali il privilegio viene costituito. La banca, qui si possono garantire anche obbligazioni o titoli, tra l'altro, cosa che nel pegno non possessorio non è previsto, anche se dal punto di vista interpretativo lo si può accogliere, nel senso che anche le obbligazioni e i titoli emessi dalle società possono essere garantite nei confronti del soggetto, purché sia purché sia una banca, un intermediario finanziario. Un intermediario finanziario o un operatore specializzato. Poi quindi il debitore, il soggetto che ha concesso il privilegio, eccetera, eccetera. Tutti elementi che abbiamo già imparato sostanzialmente a conoscere. Attenzione, privilegio a pena di nullità deve risultare da atto scritto, anche dall'altra parte da atto scritto, però la differenza anche qui poi la vedremo è sostanziale. L'opponibilità, infatti, in questo caso ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione di quell'atto scritto nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, eccetera, eccetera, dell'atto dal quale il privilegio risulta. E la trascrizione deve effettuarsi, è già qua la prima differenza, la si può cogliere, presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. Oppresso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio, ovvero ogni privilegio va iscritto presso la cancelleria del tribunale competente di quel luogo. Dall'altra parte, invece, abbiamo un registro nazionale e già questo
dovrebbe propendere un po' per la facilità, perlomeno, dell'individuazione dell'esistenza di un vincolo sul bene finanziato nel caso di più finanziamenti concessi, perché da una parte basta che faccio un accesso a un unico registro, dall'altra parte dovrò andare a cercare presso quale cancelleria è stato iscritto l'eventuale vincolo. Ma non questa disposizione deriva appunto dal secondo comma dell'articolo 1524 e quindi cancelleria del Tribunale della giurisdizione nella quale è collocata la macchina, perché in questo caso si parla di riserva di proprietà, ma per analogia, nella quale è collocato il bene che è oggetto del vincolo. Quindi ogni cancelleria del Tribunale può essere e sarà interessata della trascrizione del vincolo e il creditore dovrà inseguire, tra virgolette, il bene a seconda dove questo si trovi. Non potrà fare un'interrogazione nazionale come invece farà con il pegno non possessorio. Similitudini, differenze. Quindi bisogna porsi il problema di che cosa scegliere. Mi rendo conto che stiamo andando un po' velocemente, ma il tempo per questo tipo di materia non è forse adeguato, ma insomma, dovremmo starci dentro. Entrambe prevedono garanzia reale senza spossessamento, quindi il concetto fondamentale c'è da tutte le parti. Entrambe limitano il diritto ai beni crediti inerenti all'impresa finanziata. Ed entrambe prevedono l'opponibilità ai terzi, per l'opponibilità ai terzi, la trascrizione in appositi registri. Ci sono quindi tutta una serie di analogie che fanno pensare che queste due garanzie in qualche modo possano sovrapporsi. E dove due garanzie, due tipologie di garanzie si sovrappongono, ordinariamente si va verso la strada conosciuta e non si pratica quella nuova. Ma non ci sono solo gli aspetti, di analogia, ci sono anche delle notevolissime differenze. Una l'abbiamo già vista. Intanto, appunto, il fatto, avevamo detto, del registro nazionale. Ma nel pegno non possessorio, per esempio, la garanzia si estende anche al denaro derivante, per esempio, dai crediti o dal conto corrente gestito dalla società. Mentre per il privilegio, ex articolo 46, accanto al privilegio sul macchinario occorrerebbe costituire un pegno irregolare e quindi gestire due garanzie, peraltro con discipline ovviamente differenti. Una delle cose invece più significative dal punto di vista delle differenze sta nel fatto che nel pegno non possessorio è prevista ed esiste la rotatività del bene, quindi è un pegno rotativo di per sé stesso ed è anche prevista la facoltà di trasformazione dei beni. Quindi il bene che io assoggetto a garanzia può essere sostituito, può essere modificato senza che io ne perda il vincolo. Nel privilegio speciale, invece, qui non c'è una posizione, non si può dire che non ci sia. Certamente manca la specifica previsione e quindi occorrerebbe, diciamo così, lavorare in via interpretativa, posto che è necessario, ai fini del privilegio, specificare perfettamente i beni che si assoggettano a vincolo. Questo lo dicevamo già prima, no? Bisogna iscriversi, bisogna che il privilegio speciale, articolo 46, testo unico bancario, sia iscritto per avere gli effetti pubblicitari che si intendono avere nei registri istituiti presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata. Ma per ottenere questa iscrizione è necessario che l'atto costitutivo del pegno
sia un atto pubblico, ovvero una scrittura privata con sottoscrizione autenticata. E questo quindi è un atto di natura notarile. Ora, non è che il problema sta tanto nell'atto di natura notarile, nell'atto pubblico. Il problema è che in una logica di velocità di realizzazione, limitazione di costi, facilità di escussione e anche agilità nella contrattazione fra creditore e debitore, l'avere una serie di vincoli come questi certamente pone un problema al creditore. Pone un problema per la lunghezza, per esempio, delle procedure. Ogni cancelleria poi, tra l'altro, è una parrocchia a sé stante e quindi le modalità con cui l'iscrizione avviene non sono uniformi in tutto il territorio nazionale. L'Italia, lo si sa, è un paese molto lungo e ognuno ha i suoi usi e costumi. Quindi non è detto che ciò che funzioni da una parte funzioni anche dall'altra. E conseguentemente l'incertezza dal punto di vista della modalità di iscrizione è uno dei punti, diciamo così, a sfavore dell'utilizzo del privilegio ex articolo 46 rispetto al pegno non possessorio. Appunto, la costituzione del pegno non possessorio non richiede forma pubblica o firme autenticate con un risparmio di formalità e di costi conseguenti. Il registro poi dei pegni è nazionale, consultabile in via telematica, mentre, come dicevamo prima, per la verifica, oltre che per l'iscrizione dei privilegi, occorre riferirsi alle singole cancellerie dei tribunali. D'altra parte, abbiamo visto che il creditore garantito da un pegno non possessorio ha una maggiore e più ampia sfera di controllo e anche di azione in chiave esecutiva rispetto al privilegio. Il contratto di pegno non possessorio offre, come abbiamo visto, delle possibilità che, se redatte in maniera corretta e con una visione anticipata rispetto all'effetto dell'escussione della garanzia, consente sicuramente una maggior soddisfazione da parte del creditore, una maggiore agilità, piuttosto che non il pegno, ex articolo 46. D'altra parte, uno degli elementi negativi, l'avevamo visto, è che il pegno non possessorio, dopo 10 anni di iscrizione, decade, nel senso che deve essere rinnovata l'iscrizione nel registro, cosa che invece non accade al creditore assistito del privilegio ex articolo 46 TUB. Questo è certamente un punto interessante. Una volta che ho iscritto il privilegio, non devo più curarmene. È iscritto una volta per sempre. C'è anche il lato negativo che magari qualcuno potrebbe anche dimenticarsi che è iscritto e rimane lì senza che poi si faccia più nulla. Anche il grado del pegno non possessorio è sicuramente inferiore al grado del privilegio ex articolo 46 TURB, perché questo privilegio è posposto solamente al privilegio per spese di giustizia e al cosiddetto superprivilegio ex articolo 2751 bis del codice, e quindi lo riporto qua sotto: crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane. Al di là di queste due cause di prelazione, il privilegio ex articolo 46 sicuramente prevale. Da questo punto di vista, quindi, abbiamo visto come vi sia maggior facilità di iscrizione nell'ambito del pegno non possessorio. Maggior facilità, tutto avviene in via telematica, tutto avviene in un unico registro, le regole di gestione sono chiare, la possibilità di consultazione è garantita, le modalità di escussione sono
sicuramente più facili. Non tutti i dubbi, e ne abbiamo visti solamente una parte, diciamo così, degli aspetti relativi al pegno non possessorio. Non tutti i dubbi sono già chiariti. La prassi poi ci dirà come funzionerà e come andrà questo pegno. A questo proposito, mi sono permesso anche per correttezza nei confronti di chi ha fatto molto lavoro su questo tema, di indicarvi delle fonti che potete utilmente consultare. Ho ricordato il professor Chianale, che molto si è occupato di pegno non possessorio. La nota Tribunale Milano di cui dicevo prima è interessante proprio perché affronta un tema di castelletto di fideiussioni legate poi ai pegni. Uno studio del professor Campobasso sul pegno non possessorio, che però è del 2018, quindi a normativa sicuramente emanata, ma senza tutte le altre, i decreti attuativi che l'hanno reso poi effettivo questo pegno. E ancora pegno rotativo non possessorio del 2021 e via così. Quindi, diciamo, argomento sicuramente non esaurito, argomento che spero di aver trattato in modo perlomeno, insomma, chiaro, se non esaustivo per quanto mi sia possibile, ma che richiede certamente ancora molto approfondimento da parte, credo, di tutti, e ne avremo molto, molto lavoro da fare. Grazie a tutti per l'attenzione.